Cari fratelli e sorelle, ieri nel Pakistan centrale la Santa Pasqua è stata insanguinata da un esecrabile attentato che ha fatto strage di tante persone innocenti, per la maggior parte famiglie della minoranza cristiana, specialmente donne e bambini, raccolte in un parco pubblico per trascorrere nella gioia la festività pasquale. Desidero manifestare la mia vicinanza a quanti sono stati colpiti da questo crimine vile e insensato. E invito a pregare il Signore per le numerose vittime e per i loro cari. Faccio appello alle autorità civili e a tutte le componenti sociali di quella nazione perché compiano ogni sforzo per ridare sicurezza e serenità alla popolazione e in particolare alle minoranze religiose più vulnerabili. Ripeto ancora una volta che la violenza e l'odio omicida conducono solamente al dolore e alla distruzione. Il rispetto e la fraternità sono l'unica via per giungere alla pace. La Pasqua del Signore susciti in noi in modo ancora più forte la preghiera a Dio affinché si fermino le mani dei violenti che seminano terrore e morte e nel mondo possano regnare l'amore, la giustizia e la riconciliazione.